grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si ritirò nella zona di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Era un territorio non completamente ebreo, quindi lì per forza doveva incontrare in quella regione anche gente che non aveva ufficialmente la fede nel vero Dio. Ebbene, nonostante questo, avviene un miracolo. Noi abbiamo ascoltato il racconto nella prima parte, il racconto dal Libro dei Numeri, e abbiamo sentito che il Signore dice a Mosè: manda esploratori, prendendo un uomo da ogni tribù, e quindi vadano a vedere, a esplorare il territorio dove io vi ho indirizzato, dove dovrete andare, perché quella è la terra della mia promessa. Mosè esegue quest'ordine del Signore e quelli vedono che c'è un territorio molto fertile, crescono tutto cresce, e abbondanza di frumento, di verdure, di frutta, e riportano anche una specie di campione di quello che hanno trovato. Però gettano un po' di sgomento tra il popolo, perché dicono che quelle tribù sono molto forti e loro non ce la faranno a conquistare quella terra. Questa è una mancanza di fede nella promessa di Dio. Se il Signore ha detto che vi porta lì, dovete aver fiducia in Lui, quindi credere alle sue parole. No, non hanno avuto tanta fede. E allora il Signore di nuovo chiama Mosè e dice: quanti giorni hanno impiegato a esplorare? 40 giorni. E allora 40 anni resterete in questo deserto, puniti per la vostra poca fede. Lì andrete fra 40 anni. Allora il giudizio di Dio punisce questa mancanza di fede. Qui nel Vangelo di Matteo troviamo che Gesù stesso dice invece a quella donna: donna, grande è la tua fede, grande è la tua fede. E allora sia fatto quello che tu desideri.
E tiriamo la giusta conclusione. Il Signore cosa vuole da noi perché noi possiamo ottenere ciò che vogliamo da Lui? Proprio questo, credere nella Sua potenza. Secondo, credere nella Sua bontà. Terzo, chiedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, con fede. E allora c'è un elemento nuovo nel rapporto tra noi e Dio. Per quello che riguarda la fede, c'è la necessità della preghiera. Infatti, in un'altra pagina, Gesù dice: chiedete e avrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché, poi aggiunge, chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Allora noi vogliamo ottenere dal Signore tante grazie, tutte quelle di cui abbiamo bisogno per il corpo e per l'anima. Chiediamo, però, dice Gesù, prima chiedete il regno di Dio e la sua giustizia. Qui non si tratta di un regno costituito da un capo e da un popolo, ma si tratta di un regno in cui la persona diventa fedele a Dio. Quindi quel regno di Dio è dentro di noi. Regnum Dei intramuros est, aggiunge Gesù, è proprio dentro di voi, cioè voi mi fate abitare nella vostra anima, perché lì io voglio prendere dimora. Se io sono con voi, allora voi ottenete da me quello che volete, chiedendo. Quindi la prima condizione è che noi siamo in grazia di Dio. Non siamo nemici di Dio, non siamo nemmeno dimentichi di Dio, ma ci pensiamo, lo invochiamo e lo cerchiamo e lo amiamo. Quando Dio è con noi, Dio è in noi, allora Dio è per noi, è a favore nostro, non contro di noi. Allora prima costituiamo la nostra anima proprio come un regno di Dio, secondo il volere del Signore. Allora è bello quello che accade, perché noi possiamo chiedere e certamente ottenere. I discepoli intervengono, fanno da mediatori. Maestro, da tanto tempo che ci viene dietro, insiste, accontentala, almeno se ne va. Quindi sono intervenuti i discepoli perché Gesù operasse il miracolo. Interviene sempre la Chiesa. Nella nostra preghiera personale c'è sempre una comunità intera, e non dico una comunità parrocchiale o gruppo di preghiera, ma tutta la Chiesa di Dio prega con noi. San Paolo dice: consolatevi e chiedete con fiducia, perché nel mondo tutti i fratelli della nostra fede pregano insieme a voi. Noi stiamo pregando qui nella Chiesa della Madonna dei Sette Dolori, ma in tutto il mondo, in tante parti della terra, ci sono i nostri fratelli che stanno pregando insieme a noi. Quindi è come se tutti insieme chiedessimo una grazia, e il regno di Dio allora vive dentro di noi. Il Signore non si può allontanare dal suo popolo e non castiga mai chi ha bisogno, ma semmai lo loda la fede di chi si accosta a Lui per chiedere qualunque grazia. Infatti ha detto: donna, grande la tua fede. Gli apostoli hanno interposto la mediazione, lei ha avuto piena fiducia, nonostante che sapeva di non poter ricevere la grazia perché non era credente nel vero Dio. E poi c'è una terza condizione, quella del ringraziamento, perché
un'altra volta capitò che 10 lebbrosi andarono da lui per essere guariti. Gesù li ha guariti tutti e 10, poi uno solo, uno, torna a ringraziare. E Gesù domanda: ma non siete guariti tutti e 10? Sì. E gli altri 9, perché non vengono a ringraziare? E questa è la seconda condizione indispensabile. E allora il Signore si compiace di noi, della nostra fede e anche delle guarigioni che noi otteniamo per lo spirito e per il corpo. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.